Ogni volta che abbiamo qualcosa da realizzare, nascono tutta una serie di emozioni, anche quella di non aver voglia di iniziare, che non è l'ultima. Però poi abbiamo una smania, nasce in noi un desiderio così forte che andiamo oltre e abbattiamo ogni orco. Proviamo a immaginare un attimo, a sentire, no? Che cosa può provare un bambino quando inizia a camminare. Si trova da una situazione di sicurezza, che è andare a gattoni, sedersi e essere sicuro di non cadere mai, a una situazione di equilibrio precario, dove comincia a camminare barcollando. Però il desiderio magari di raggiungere proprio quella cosa che è là, oppure uno spazio nuovo, fa in modo che il bambino, nonostante tutte le volte che fa fatica, che cade, che si sbilancia, che perde l'equilibrio, ci prova, ci prova, ci prova finché riesce a fare il primo passo. E da quel momento anche l'adulto che vede il proprio bambino o un bambino stare in piedi per la prima volta, sa che mai nulla sarà come prima, perché in qualche modo dovrà fare più attenzione ai suoi movimenti e dovrà consolarlo tutte le volte che lo vedrà ruzzolare. È l'inizio di una nuova storia. Pensate a un seme anche. Semplice, stupido esempio di un seme. Stupido no, però semplice. Cosa fa il seme? Il seme spacca la terra. Molto spesso di inverno, quando comunque è ancora fredda e dura. E se incontra un piccolo sassolino, che cosa fa? Cambia percorso. Ma sicuramente non lo fermerà nulla nel raggiungere la superficie della terra e cominciare a crescere per diventare un fiore, qualunque cosa, un albero col tempo. Per cui ogni volta che iniziamo succedono un sacco di cose. Anche a me sono successe un sacco di cose. Quando ho deciso di cominciare a scrivere e a illustrare questa rubrica, perché mi sono fatta un sacco di domande: cosa farò, cosa dirò, come dirò, parlerò di me, racconterò fiabe, ma parlare delle fate, ma chissà. E poi ho parlato con Beatrice, ho cominciato a scrivere un po' di percorsi, di idee, e piano piano tutto si è spianato e quindi sono qua con voi adesso. E quindi, come sempre e come ogni fiaba inizia con c'era una volta, anche questo percorso, questo cammino insieme inizia con c'era una volta. Scriveremo la nostra fiaba insieme nel tempo, ci conosceremo un po' per volta e faremo in modo di costruire una relazione semplice e importante, perché oggi come oggi è davvero fondamentale tornare in contatto con i nostri desideri, con i nostri talenti, con quello che vogliamo veramente nella vita. Realizzare ciò per cui vale la pena vivere. Quindi ho qualche domanda da farti, se avrai voglia di rispondere sotto nei commenti oppure scrivermi una mail, lo potrei fare e cominceremo un dialogo insieme. Ma tu, come ti poni di fronte a ogni inizio? Parti in quarta? Oppure pianifichi tutto nei minimi particolari? Cerchi complicità o
O preferisci agire in autonomia? Quali sono i tuoi dubbi o le paure che devi superare? Dai, rispondi sotto se hai voglia o rifletti, perché ogni passo verso una consapevolezza maggiore di noi stessi è una piccola fata che si salva perché è un filo d'erba che nasce. Al prossimo episodio. Grazie. Ciao.